serve un account moddato, ti servono aggiunte su Xbox o vuoi dei completi moddati, non esita a contattarmi. Iscriviti a tutti i miei gruppi Telegram, Next Gen e All Gen, raga. E se siete giocatori di PlayStation, trovate in descrizione gruppi anche per PlayStation, ragazzi. Iscrivetevi a tutti i miei social e attivate la campanellina del mio canale YouTube. E adesso al nuovo video. Bentornati, raga, e benvenuti per chi è nuovo nel canale, ragazzi. Stamattina vi voglio portare una chicca per essere immortali dentro le auto, ragazzi. Ma prima vi consiglio di farlo con questo veicolo, ragazzi, per il semplice motivo che Rockstar, come al solito, fa i suoi pacciughi e all'uscita del nuovo aggiornamento hanno praticamente fatto un errore, regà, e hanno praticamente moddato la Stringer GT. Attenzione, regà, perché di Stringer GT ce n'è due e noi dobbiamo prendere quella Benefactor. Perché? Perché questa qua, essendo buggata, c'ha i vetri antiproiettile praticamente, ragazzi, non ci potranno sparare, uccidere in nessuna maniera. Facciamo impazzire un pochettino di persone. Non andremo a rompere il cazzo, e chi ci romperà il cazzo lo prenderà nel dado, ragazzi. Quindi, come potete vedere, questa macchina, che è la Stringer GT Benefactor, se noi spariamo ai vetri è praticamente invincibile. La macchina non si rompe. Quindi, cosa facciamo noi? Andiamo a fare il glitch per metterla in God Mode. Così, anche se ci spareranno i rissili, ci sparerà il laser, ragazzi, non ce ne fregherà niente, perché non ci ucciderà nessuno. Quindi, a questo punto, abbiamo già parlato troppo, partiamo con il glitch. Vi fate aiutare da un vostro amico e lo fate salire all'interno della macchina, ragazzi. A questo punto dobbiamo tenere il tasto Option schiacciato o il menu di pausa se giocate Xbox e rilasciarlo appena siete con le ruote dentro lo Santos Custom. Il risultato sarà che vi fa guidare all'interno del negozio. Niente di più semplice. A questo punto inizia la parte un po' più critica, ma neanche tanto, ragazzi. Ora ve lo spiego, intanto vi faccio capire cosa dovete fare. Io la prima volta l'ho sbagliato, quindi dovete schiacciare, ragazzi. Per chi gioca in Xbox ve lo spiego, poi ripeto per PS. Allora, il trucco sta in questo: dobbiamo schiacciare Y subito dopo freccia destra, ragazzi, e velocissimo subito dopo ancora B e A. Quindi, in ordine, dobbiamo fare Y, freccia destra, B e A, tutto in sequenza, ragazzi. Quindi chi giocherà da play dovrà schiacciare, una volta che è dentro, che può guidare la macchina dentro lo Santos, triangolo, freccia destra, cerchio X. Ragazzi, questi quattro tasti vanno schiacciati velocemente uno dopo l'altro. E una volta che faremo, ora ripeto, Y, freccia destra, B e A, ragazzi, vi farà questo glitch, questa schermata buggata. E a questo punto possiamo fare sbadabam, raga, perché saremo in God Mode da veicolo. Quindi scendo dal veicolo con l'altra console, ragazzi, mi sposto me lontano e vi faccio vedere che sparandoci tutti i razzi del mondo, qualsiasi cosa, la macchina è in God Mode. Allora, ragazzi, io vi consiglio di farla sempre con questa auto per il semplice motivo che è buggata ed è antiproiettile ai vetri, antiproiettile. Ci spareranno, non ci uccideranno, ci cannonano con il laser, non succede niente, ragazzi, con i razzi niente, non succederà niente. Saremo completamente immortali, pure se provano a spararvi con le munizioni speciali. Quindi, ragazzi, che dire, a questo punto lascia like, commenta se ti è piaciuto il video e sbadabam, raga, al prossimo video. Buona visione.